L'oscurità e la luce sono entrambe parte del mondo e della nostra natura. Siamo noi a decidere cosa scegliere. Siamo appredati. Se volete con Mussolini a Roma, per svegliarvi un po'. Io sono il predafio, a me non dispiace. Più gente viene, meglio stiamo. Sia come gli altri anni, tanto fumo ma poco arrosto. Il paese è abbastanza tranquillo, poi il paese non c'è più, fatto di vecchi e immigrati, quindi... Un evento storico, la storia non si può dimenticare. Saluto al Duce! Io mi chiamo Stefano, sto venendo da Parma, sono qui con degli amici. Siamo venuti a visitare la tomba di Benito Mussolini perché oggi è l'anniversario storico della marcia su Roma. Io sarò alla vostra testa! Se sono qua oggi è perché io credo nella patria. Sono Zarallo Giovanni, vengo dalla provincia di Varese, sono un bersagliere. Finché avrò fiato in questa tromba, onorerò qualsiasi persona che ha dato la vita per il nostro paese. Benito Mussolini ha militato nell'undicesimo reggimento bersaglieri, sede Pordenone. La prima guerra mondiale è stata fatta da Benito Mussolini, da bersagliere. Benito Mussolini per me è una fede. Barone Andrea, vengo da Firenze. Io sono fascista. Per me il fascismo significa credere, obbedire e combattere. Quali sono le tre parole che formano il nostro dogma? Sono Filippo Corradetti, vengo da Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo. Io mi sento fascista. Mi chiamo Francesco Elia De Petris. Ho 16 anni e vengo da Pescara. Io mi dichiaro fascista, sì. Sono Giuseppe Bonanno Conti, sono della Direzione Nazionale di Forza Nuova e vengo da Catania. È 45 anni che mi batto per la patria, per il popolo, per la nazione italiana. Buongiorno, sono Silvia, la figlia di Anna Maria Mussolini. Vi ringrazio di essere venuti a ricordare il nonno, la nonna e la mia famiglia. Sono Cortinovi Susanna, vengo da Bergamo e siamo fascisti uniti. Per il rispetto di una fede, perché il fascismo è una fede. Mussolini è il nostro credo. Mussolini alla fine era un grand'uomo, quello che ha fatto lui non ha fatto nessuno. E la storia ne ha dato ragione. Il 96esimo anniversario della rivoluzione social fascista. Oggi ricorre il 96esimo anniversario della Marcia su Roma, l'unica rivoluzione vera che fu effettuata in Italia. Credo che il fascismo, il neofascismo, siano come un virus che si è impadronito delle menti di queste persone. Non si può fare finta che non esistano. Possiamo escluderli. Mi chiedo se io fossi vissuto, cresciuto, come sono vissute e cresciute queste persone. Forse non sarei anch'io adesso. Uno di loro. Nella mia vita la figura di Benito Mussolini è molto importante perché lo considero un uomo forte,
un uomo che ha avuto coraggio in un periodo in cui l'Italia, quasi distrutta dalla prima guerra mondiale contro gli austriaci, è riuscito a farla rialzare a testa alta a cultura fascista. È importante perché risaltava anche la forza dell'uomo, il coraggio, la prestazione fisica, la salute. Io mi identifico in questi pensieri perché li considero giusti, molto importanti per la nostra terra, che pian piano sta sempre cadendo nell'abisso. Il popolo italiano si è molto indebolito anche per la presenza di varie catene, per esempio commerciali straniere, americane, che hanno quasi fatto perdere la italianità al nostro popolo, come anche per esempio l'uso di linguaggi anglofoni, ovvero di prestiti della lingua inglese nella lingua italiana. Non solo come il classicissimo ok, oppure l'ambito di YouTube challenge per indicare sfida, per indicare scherzo, una prank. Gli immigrati che si ribellano e arrivano al punto di compiere atti di violenza, io mi sentirei chiamato a difendere la mia patria. Definiamo nel fascismo un'evoluzione della società. Il fascismo è romanticismo politico, giustizia, ordine. Noi in Italia tuttavia abbiamo una situazione di quasi servitù delle elite sovranazionali, turbomondialiste, che intendono schiacciare il patriottismo e l'interesse nazionale. L'amore per la patria, la difesa della patria nella Costituzione. Il fascismo è ordine, il fascismo crede nell'intervento dello Stato. I comunisti sono i bruti, i comunisti sono i violenti. Io sì, sarei disposto a morire per la mia patria. Lo affermo volontariamente. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao. Mi chiamo Giusy Del Vecchio, sono il presidente Ampi Provincia Rimini. Noi facciamo memoria antifascista, quindi non possiamo accettare una memoria fascista. Oggi siamo qui in questo teatro a Predappio per testimoniare una giornata che nella memoria degli italiani può sembrare che abbia un doppio significato, ma in realtà il significato è uno solo. Il 28 ottobre 1944 Predappio fu liberato dai nazifascisti ad opera dei partigiani e degli alleati. Se qualcuno se ne è dimenticato, noi oggi glielo ricordiamo a 74 anni di distanza. Ciao, mi chiamo Giulia, lavoro in un bar di Predappio e oggi ricorre una ricorrenza importante per i nostalgici e come ogni anno organizzano una marcia lungo il paese per visitare i luoghi storici legati al ricordo di Mussolini. I nostalgici sono persone molto rispettose e molto contente di venire a visitare Predappio. È importante per le imprese della zona, soprattutto bar e ristoranti, in quanto porta molta gente che rispetta il paese in quanto ha una memoria per loro molto importante. Un personaggio politico come Mussolini sicuramente ha portato molto giovamento all'economia del nostro paese. Senza di lui la nostra zona sarebbe ora molto molto più carente di strutture, di infrastrutture. Le bonifiche del territorio che ha fatto sono state delle cose molto importanti. Ogni paese deve tutelare la propria cultura. Sono 40 anni che vengo su per la ricorrenza della marcia su Roma. Mi piace l'idea che aveva Mussolini. Benito Mussolini è stato il più grande statista del mondo. Dopo Giulio Cesare ha pagato con la sua vita gli sbagli degli altri. Le cose che ha fatto Mussolini probabilmente sui libri di scuola non ci sono mai state scritte. I libri di scuola li hanno scritti i comunisti. Io c'avevo il mio babbo, dice, nell'epoca fascista lui non era mai stato bene come allora. In Italia nessuno non le fa, c'è un politico che non le fa, perché sono tutti senza falle e tirano solo a soldi. Tutti questi pezzenti che c'è a Roma fino a 20.000, 30.000 euro in mese, le varie dal mondo. L'Europa siamo noi, non loro. Le strade si sono inventate noi, le fogne si sono fatte noi. Quando gli inglesi cagavano dalla finestra, noi sapevamo le fogne e gli acquedotti. Albanesi, rumeni, tutti via, ognuno a casa sua. Un popolo che dice, luce, 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 mi sono alzato. Perché consideriamo fondamentale la memoria antifascista oggi? È la nostra cultura. Noi siamo nati in un paese libero, democratico, antifascista. L'Italia è stata liberata dal fascismo, quindi divenne una repubblica democratica, così come è stato scritto nella Costituzione. Purtroppo ci sono queste fortissime spinte, rigurgite fasciste e naziste, non solo in Italia ma in tutta Europa. Quindi oggi il fare memoria e fare anche testimonianza ha un significato diverso da qualche anno fa. Vorrei semplicemente che i fascisti smettessero di incidere su questa società e di condizionarla in maniera negativa. Noi non possiamo accettare che loro abbiano uno spazio democratico di rivendicazione. Però io non porto odio per nessuno.
Io mi definisco un patriota della storia d'Italia e quindi ritengo che Benito Mussolini sia una parte importante, ineliminabile del percorso che la nazione italiana ha fatto dalle origini fino ad oggi. Mi sono appassionato a lui per quello che ha fatto per l'Italia. Benito Mussolini e il fascismo è stato un esempio buono in Italia. Hanno tentato di inculcarci che il fascismo fu soltanto il male assoluto. Il fascismo ha fatto delle profonde riforme sociali, ha ricostruito l'Italia di nuovo. Essere fascisti, onore e rispetto, patriottismo, nazionalismo, noi siamo con la patria, è la patria che non è più con noi. I partigiani, loro vogliono solo speculare, fare soldi, e lo fanno in tutti i modi, specialmente con gli immigrati. Forza Nuova vuole che in Italia si ristabilisca la sovranità nazionale, militare e l'indipendenza assoluta. In Russia e in Ungheria ci sono dei leader che hanno stabilito che prima viene il loro popolo e poi vengono gli immigrati eventualmente. Putin, un presidente che mette al primo posto Dio, patria e famiglia, quello è un bellissimo esempio per noi. Ho giurato alla bandiera, per la bandiera darei sempre la vita, ho un mio ideale. Come mio nonno e tanti altri mi hanno dato la vita per la patria. Oggi non c'è più il militare e tanti ragazzi non capiscono neanche che cos'è la bandiera italiana. Tanti la disegnano anche al contrario. Le istituzioni non danno senso a quello che è il nostro valore storico. E secondo me il fascismo potrebbe oggi dare qualcosa. Potremmo essere veramente uno dei paesi più potenti al mondo. Tra italiani è giunta l'ora di essere più uniti. Oggi il fascismo è impossibile. Quando si parla di ritorno del fascismo si parla di un qualcosa di onirico. Non ci si può comportare da fascisti con i fascisti. Per questo motivo io non li giudico. Ascolto le loro ragioni. Comprendo il loro mondo. E provo compassione. Chi prende una ragazzina di 16 anni, la droga, la violenta per ore e la uccide, merita una brutta fine. Se avessi libero arbitrio di queste persone, comincerei a tagliargli le mani e poi potrei farle anche a pezzi. L'apologia del fascismo è un reato.